Beh, anche oggi siamo alla colazione in Confartigianato, ormai una consuetudine nella nostra realtà, l'ultimo martedì del mese alle 8.30 circa 50-60 artigiani si incontrano per parlare fra di loro, un'occasione di un B2B molto soft, molto informale, appunto di fronte a una brioche e un caffè, per parlare del proprio lavoro, ovvero creare opportunità di business e di incontro fra i vari artigiani presenti. Perché lo scopo di un'associazione di categoria oggi è proprio questo, ovvero siamo passati dalla tradizionale rappresentanza all'essere in un certo senso connettori tra imprese, ovvero il nostro scopo di Confartigianato è proprio quello di favorire l'incontro e lo sviluppo delle imprese sul territorio, quindi permettere a tutti di conoscersi e di mettersi in rete. Noi come realtà stiamo crescendo in un momento fortunato per la città di Firenze, Confartigianato Firenze cresce come numero di iscritti proprio perché ha questo approccio, ovvero quello di favorire la concretezza dell'incontro fra gli artigiani e di offrire dei servizi concreti e veramente funzionali per l'azienda. Oggi colazione in Confartigianato abbiamo un graditissimo ospite, Mario Tenerani, che tiene tanto al mondo dell'artigianato e ha delle posizioni ben chiare su questo. È vero, intanto grazie per l'invito e mi ha fatto molto piacere venire a trovare. Sì, perché io penso questo, penso che noi abbiamo questa vocazione storica che affonda proprio le radici nella nostra cultura e nel nostro territorio, e siccome questo è un momento in cui in Italia le cose non è che stiano andando benissimo e penso francamente che non tutti possano fare gli avvocati, gli ingegneri, i medici, anche se abbiamo bisogno di avvocati, ingegneri, medici, oppure i giornalisti, tanto per citare una professione a me cara. Io credo che l'artigianato sia veramente un mestiere di straordinaria nobiltà, soprattutto per la nostra cultura, ma anche di accesso al lavoro. Allora, siccome visto che oggi le modalità anche di accesso al lavoro stanno cambiando, ecco, io sono molto contento invece che Firenze, grazie naturalmente anche a quello che fate voi, riesca a tener botta su questo tema. Però vorrei addirittura commentasse, cioè nel senso che quando trovo magari un ragazzo giovane che decide di seguire, non so, il padre che fa le camicie piuttosto che il padre che lavora il legno o lavora il ferro o lavora comunque qualcosa, o la gioielleria stessa, l'arte orafa che a Firenze credo rappresenta l'eccellenza, a me personalmente mi si apre il cuore. Quindi vorrei intanto l'impegno da parte vostra sempre massimale, e vedo che c'è, però che cambiasse anche un po' la cultura di tutti noi, cioè noi dobbiamo bisogna urlarlo che l'artigianato è qualcosa di nobile, ma soprattutto è una possibilità di lavoro straordinaria che va sfruttata, e quindi dobbiamo portare avanti poi anche la nostra cultura. Noi siamo conosciuti nel mondo anche per questo, vorrei dire soprattutto per questo, ma siamo conosciuti anche per questo, e quindi vorrei che Firenze non perdesse mai questa vocazione. Grazie Mario.